Benvenuti in studio per le news del Corriere di Sciacca e buon lunedì. Nuovi problemi idrici a Sciacca. Oggi Girgenti Acque ha comunicato un guasto alla centrale di sollevamento dei pozzi carboi, tale da determinare la sospensione dei turni di distribuzione nelle zone San Marco, Foggia, Centro Storico e Ferraro del comune di Sciacca. Le turnazioni idriche subiranno delle limitazioni e quelle previste degli slittamenti. Ancora fuoco sul Monte Cronio. Ieri pomeriggio le fiamme sono divampate sotto il monte nel quartiere Isabella, nonostante non ci fosse vento forte. L'incendio ha coinvolto un'area boschiva di un ettaro. Per il corpo forestale ci sarebbero pochi dubbi sulla natura dolosa, perché l'incendio è partito dall'interna zona boschiva. Comincia oggi l'ultima settimana di campagna elettorale prima del secondo turno di ballottaggio che condurrà i saccensi all'elezione del nuovo sindaco di Sciacca. Per i due contendenti, Calogero Bono e Francesca Valenti, anche nel weekend tutta una serie di fitti incontri con persone e associazioni, ovviamente alla ricerca di consensi. Ed è stata dimessa ieri, questa è una bella notizia, ha potuto fare ritorno a casa Laura Sclafani, la 41enne saccense rimasta gravemente ferita durante i tragici fatti di Piazza San Carlo a Torino in occasione della finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid. Laura è moglie di Sergio Nucci, grande tifoso della Juventus. I due risiedono con le loro figlie in provincia di Torino, dove Sergio lavora come istruttore in un istituto scolastico alberghiero. E ad alcuni giorni dalla sua sottoscrizione entra a regime la convenzione siglata dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e dall'Atifar Federpharma, che rende possibili le attività di prenotazione delle visite mediche specialistiche e il relativo pagamento ticket presso le farmacie. I contenuti e i vantaggi di questo servizio integrativo saranno illustrati nei particolari nel corso di una conferenza stampa in programma domani. Il 23enne Emanuele Schillace ha vinto invece la quarta edizione dello slalom Sciacca Terme, che si è disputata ieri sul percorso che sale al Monte Cronio. Alla guida di una Radical SR4 Suzuki del TM Racing, Schillace si è imposto dopo un bel duello nel corso delle tre manche sull'esperto catanese Domenico Polizzi della scuderia Catania Corse. Terzo posto per il trapanese Nicolò in Cammisa e quarto per Pietro Raiti della Trapani Corse con la Alba 02 Kawasaki. Il trofeo per il Memorial Tacci è stato assegnato a Francesco Puleo, quello in ricordo di Hert Mad Fifo Cannella a Pierluigi Boni. Vincendo a Palermo l'ultima delle 8 tappe della Coppa Sicilia XC, valevole anche come prova unica di campionato regionale Cross Country 2017, il 18enne saccense Luigi Costa ha vinto ieri la maglia del campione regionale XC. Costa gareggia per la società sportiva Finestrelle Bikers di Santa Ninfa e si sta affermando fra i giovani emergenti della specialità. E infine l'associazione sportiva La Tartaruga di Sciacca ha partecipato con l'atleta Fausto Grassa alla Midnight Sun Marathon, una competizione su strada di 21,09 km che si è svolta in prossimità del Circolo Polare Artico, una mezza maratona speciale che si corre nel mese di giugno in Norvegia, per l'esattezza a Tromsø, la città dove d'estate il sole non tramonta mai. Grassa ha ottenuto il suo record personale della mezza maratona. Questo era l'ultimo argomento. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it.